Da oggi italiani liberi di circolare tra le regioni, riaperta l'area Schengen e la frontiera con la Gran Bretagna. In tanti già in viaggio, tornano le code in autostrada. Il presidente Mattarella ha insignito dell'onorificenza di cavalieri 57 cittadini che si sono distinti durante la pandemia, ma anche mettendo a rischio la loro vita. Massima attenzione sui dati della diffusione del virus, aumentano i contagi, calano lievemente le vittime, ieri sono state 55, le nuove regole per spostarsi. Nel mese di aprile persi 274.000 posti di lavoro per l'emergenza Covid, dati dell'Istat, boom degli inattivi, oltre 700.000 in più di un mese. Negli Stati Uniti non si fermano le proteste dopo la morte di George Floyd, violato il coprifuoco in molte città, da Washington a New York. Papa Francesco, il razzismo è intollerabile, ma la violenza non porta a nulla di buono. Buongiorno dal TG2. Dopo tre mesi di chiusura, gli italiani sono liberi di muoversi. Ci si può spostare tra le diverse regioni.